focalizzai, hai portato al Ghedo per la sesta volta sul tetto del mondo. Sì, siamo riusciti ancora una volta a cogliere una vittoria molto, molto, molto importante. Nella specialità stacco da terra, la gara di single lift, condita con una ciliegina sulla torta, diciamo, proprio con due record del mondo, uno per categoria d'età che è da submaster e l'altro nella categoria open che è da quasi tutte le categorie d'età. Solitamente quando si vincono dei titoli e si fanno dei record si cerca sempre di dedicarli a qualcuno, tu a chi li dedichi? Assolutamente. La vittoria va a tutte quelle persone che come me abitavano nel palazzo che ha subito l'incendio il 19 luglio. Mentre il record ci tenevo particolarmente a dedicarlo a mio padre, perché era un paio d'anni che ci provavo e non ci ero riuscito. Infatti avevo anche dato la di regare, son tornato con delle motivazioni importanti. Teneva a fare queste dediche. Oltretutto, appunto, due anni lontano dalle gare, torni e sbaragli nuovamente il campo. Sì, lontano dalle gare internazionali, continuavo comunque ad allenarmi, perché non stare fermo è un po' impossibile. Mi allenavo cercando di tenermi in forma, lo stimolo c'era sempre, mancava un po' quella scintilla che mi facesse riprendere. Niente, poi è successo quello che è successo quest'estate, è diventato un migliore punto di forza. Infatti è un esempio che voglio portare un po' anche a tutti gli sportivi questo. Fare delle difficoltà e dei punti di forza, anziché cogliere come scuse per magari buttarsi giù. Deve essere sempre qualsiasi cosa uno stimolo. Poi oltretutto in Repubblica Ceca, titoli, record e per poco non è arrivato il titolo assoluto. Sì, quella è stata una sorpresa, anche inaspettata, perché stavo per andare via dalle premiazioni, invece mi hanno chiamato di aspettare che ero secondo nella classifica assoluta. È stata una soddisfazione grandissima. Basti pensare che il primo, che pesava 173 kg, ha sollevato 405 kg. Arrivare di là, non vicino a lui, ma in mezzo a tutti i grandi, trovarsi secondo è stata una soddisfazione quanto la vittoria quanto il record. Vedendoti non sei un onore, però hai alzato 208 kg. 208 kg, sì. Confesso che a novembre ho fatto anche di meglio, ho fatto 213 e mezzo, quindi se proprio voglio cercare il trono nell'uovo, qualche chilo in meno lo faccio. Però se si considera le condizioni, mi sono allenato, non ho niente da rimproverarmi, quindi sono pesi comunque di tutto rispetto. Prossima avventura? Non ho idea adesso, non ho idea, viviamo così, tra virgolette, la giornata, vediamo cosa proporrà il futuro. Potrebbe essere anche davvero l'ultima gara, come potrebbe tornarmi la voglia di fare qualcos'altro. Intanto ce ne andiamo per tenerci in fondo, poi vediamo.